Oh, bella Regas, questa clip sarà l'inizio dell'ultima via della serie della Via degli Dei. Sono tornato a casa e sto registrando un paio di giorni dopo il mio arrivo. Adesso sono al parco col cane, eccolo qua. Sadi, saluta! Saluta gli amici di YouTube. Vabbè, no, volevo fare una appendice, si chiama. Sì. Anche perché il video lo chiudo un po' in maniera sbrigativa. Al mio arrivo a Firenze ero abbastanza incazzato, cosa che mi capita praticamente ogni volta che raggiungo un obiettivo. E quindi ero arrivato un po' con la stanchezza, un po' con la rabbia, per trovare la forza nella rabbia, se il cazzo, ognuno ha i suoi metodi mentali per sbloccarsi. L'arrivo a Firenze non mi è piaciuto. Perché arrivare dalla passeggiata, una passeggiata chiamata dalla lunga camminata di 5 giorni in mezzo al niente, in solitudine, arrivare in città è stato qualcosa di veramente alienante per me. Ed è stato un po' fatica. Dopodiché, una volta arrivato, dovevo subitissimo andare a prendere il treno, quindi è stato fatto di fretta e il finale che ho fatto qua non mi è piaciuto. Penso che si veda che sono scattato. Adesso qua passano gli aerei. Teddy! Vai, bravone! Sì? Lui aspettava i suoi amici, ma non ci sono. Cioè, si passa sto cazzo di elicottero che vuole registrare tutto insieme. Dai, beh! Eccolo là l'elicottero. Facciamo intanto delle immagini carine di Cheddar. Che è polpetaro. Comunque, è un'esperienza che super consiglio quella della Via degli Dei, però ragazzi non ci andate totalmente sprovveduti, cioè perché rischiate di farvi male e rischiate di non godervi appieno nell'esperienza, quindi un minimo preparati dovete andarci. Dicono che è un percorso per tutti, anche perché tecnicamente non è difficile, ma fare 130 km non è molto semplice. Io l'ho visto fare a tantissima gente, in tantissime condizioni, chi l'ha fatto a piedi nudi, chi l'ha fatto a 83 anni, chi l'ha fatto con dei problemi motori, chi l'ha fatto col cane, con gli amici, in solitaria. E quindi se c'è una cosa che mi piace è il fatto che sia appunto un percorso per tutti. E per fortuna anche per gli escursionisti della domenica, perché questo è il bello, che il percorso è lì e lo possono fare tutti. Ho visto altri che nel raccontarlo un po' stigmatizzano questa cosa, il fatto che lo facciano in tanti, lo facciano quelli un po' improvvisati, ma questo è il bello, perché il percorso è di tutti e ognuno lo affronta con con il proprio stimolo, perché ognuno è lì per un motivo diverso. E ora basta cazzeggiare, io torno a giocare con Ceddi e beccati l'ultima clip che sarà sicuramente più corta di questo pippone introduttivo iniziale. Giorno numero 5, 5 di questa mia Via degli Dei. Cazzo dico 5? Vabbè, comunque oggi si apre con una bellissima notizia. Infatti ieri sera mi ha scritto Matte, che se state seguendo la serie è venuto a trovarmi il secondo giorno ed è nato suo figlio Federico. Quindi congratulazioni Matte e benvenuto Federico. Allora, oggi mi sono svegliato prestissimo, il sole deve ancora spuntare fuori dalle montagne, ho già il fiatone, anche perché l'ultima è la tappa più lunga. E se tutto va bene, oggi arrivo a Firenze e poi da lì prendo il treno e vado direttamente a casa, che voglia di salutare il mio cagnone Cheddar. Dai, continuo a camminare perché dicono che sono 12 ore di strada, speriamo un po' meno. Oggi è l'ultimo giorno e ho già quella malinconia da fine viaggio. Mi ricordo che tipo tanti anni fa tenevo questo blog su Tumblr che si chiamava Cercando di non arrivare. E praticamente in questa frase c'è riassunto tutto il senso di quello che si prova a un'ultima tappa di un viaggio.
Sì, infatti non mi godo mai i momenti di arrivo, ma proprio per nulla. Cazzo, stamattina è stata proprio una levataccia. Adesso ne ho ancora tanta di strada, però mi rimetto in marcia. Nel panorama che ho appena messo, se guardi bene, in fondo, si vede Firenze. Cazzo! Oh! Figata! Ci sto arrivando! Sono le 10 del mattino. Minchia! Però ancora tipo lontanissima. Però vuol dire che ce la dovrei fare. Figata! Sinceramente oggi non mi aspettavo così tanta salita, anche perché a un certo punto vedi Firenze, la vedi in basso e dici ok, da qua si scende, invece no, ancora su per i greppi, però la vista ne vale assolutamente la pena. Però che cazzo ora di arrivare, eh? Entrare in città dopo 5 giorni di cammino in mezzo al nulla è qualcosa di... Figurati se non si mettono a passare quelli con i motorini mentre registro. Comunque, entrare in città dopo giorni di cammino è veramente qualcosa di alienante. Non avevo voglia di città, però tant'è, devo arrivare in piazza. Tra l'altro, hai visto, vedo il campanile qua davanti. E dovrei essere tipo contento, ma non è mai così quando arrivi all'obiettivo. Non sei mai contento. Boh, dai, adesso mi godo l'arrivo. Un po' malinconico. Via degli dèi, è andata. E ora giro il culo e vado a prendere il treno per andare a casa. Bella Regas, grazie per avermi fatto compagnia in questa avventura.